Elena Coccia per una introduzione a nome e immagine del sindaco di Napoli e poi iniziamo diciamo, il lavoro con le relazioni dei docenti. Prego Elena. Grazie Presidente e saluto anche a nome del sindaco che in queste ore sta ricevendo, credo, lo sceicco di Oman, credo, perché appunto sì, è un evento abbastanza importante perché vuol dire che Napoli come città di pace che si caratterizza così nell'ambito del Mediterraneo riesce anche ad avere dei rapporti internazionali con tutta l'area del Mediterraneo e quindi questi incontri sono particolarmente importanti perché dimostrano di come evidentemente la nostra città e in futuro la città metropolitana sia ancora scelta come un luogo di incontro ma anche un luogo dove si possono raggiungere degli accordi di pace che evidentemente sono abbastanza difficili in altre parti. Io sono particolarmente contenta di questa che abbiamo chiamato non casualmente tavola rotonda. Perché tavola rotonda? Perché speriamo non tanto in lunghi interventi quanto in alcune questioni, in alcuni punti che devono essere assolutamente valutati. E questo non perché le tre audizioni precedenti con i relatori non ci abbiano soddisfatto, anzi sono state preziosissime per noi per acquisire quella che deve essere il corpo e il sangue della città metropolitana, ma perché abbiamo voluto insieme al Formez in questa tavola rotonda mettere anche insieme quelle persone che nella città di Napoli, della città di Napoli, hanno cominciato a parlare di città metropolitana fin dagli anni 70 e 80. Io introduco sempre dicendo che se avessimo avuto una città metropolitana all'indomani del terremoto, forse la nostra città non avrebbe avuto questa evoluzione negativa, soprattutto per quanto riguarda la cinta di cittadine, di paesi che la circondano, perché proprio il terremoto dimostrò come una mancata progettualità complessiva della città di Napoli ha fatto sì che noi, la città di Napoli, esportasse, deportasse in alcuni casi cittadini in tutta la cinta muraria circostante, città che diventavano macroscopiche rispetto al paese o le cittadine che erano precedenti, costruzioni fatte assolutamente nell'emergenza, quindi senza piani regolatori ma anche senza nessun piano di nessun tipo, né piano strategico, né piano di sviluppo, né altro. Conseguenza, si è verificata una situazione che viene spesso in qualche modo anche vista e esaminata, studiata, poiché le città che circondano la città di Napoli sono spesso degli agglomerati meramente dormitori e che poi affluiscono nella città tutti i giorni per i loro bisogni, per bisogni amministrativi, per bisogni lavorativi, anche per bisogni di consumo. Tutto questo chiaramente è rimediabile nella città metropolitana in qualche modo, dove la pianificazione deve essere il punto centrale e fondamentale. Senza di questo continueremo ad essere una metropoli troppo abitata
troppo gentrificata, ma troppo priva di piani strategici più complessivi e senza alcun piano di sviluppo. Quindi, se da una parte dobbiamo occuparci di una pianificazione territoriale, urbanistica, dei trasporti, delle scuole, dovremo anche, e questa credo che sia la parte poi che ci sta occupando in questo momento in maniera particolare, dovremo occuparci anche di quelli che sono i principi della città metropolitana. Su questi principi non dovremo sbagliare, dovremo essere molto attenti, poiché solo se riusciamo a scrivere qualcosa di diverso dalla provincia, noi potremo dire di aver fatto un buon lavoro, e in questo buon lavoro sicuramente entrano dei principi di persone che sono anche qui in qualche modo presenti e rappresentati, che sono i rappresentanti dell'acqua pubblica, i rappresentanti delle terre di fuoco, che sono stati quelli che nella provincia di Napoli sono stati più colpiti, ma dovremo anche molto essere attenti ad altre situazioni, quali i principi generali della partecipazione, e dovremo prevedere all'interno dello statuto principi generali della partecipazione, di modo che la città metropolitana sia veramente la città di tutti, nessuno escluso. Grazie. Grazie Elena Coccia. Adesso la prego. Buongiorno, sono Elena Tropeano del Formez, ringrazio le persone presenti, ringrazio Napoli Città Metropolitana, l'Avvocato Coccia, il Presidente della Commissione Statuto Tucino, i nostri preziosissimi relatori che interverranno dopo di me. Sono qui come Formez, sono qui come cittadina napoletana, sono nata a Napoli, ho vissuto i miei primi 18 anni a Napoli e quindi mi emoziona sempre l'idea di tornare nella mia città, e mi sta particolarmente a cuore questo lavoro, perché che la mia città migliori, vada avanti, è uno, diciamo, degli obiettivi civili della mia vita personale e professionale. Voglio contestualizzare l'intervento di questa giornata, l'iniziativa di questa giornata. Ci tengo molto perché è un'iniziativa istituzionale. Si tratta di un PON GAS, che vuol dire governance, rivolto alle quattro regioni dell'obiettivo convergenza, e che ci è stato affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica come affiancamento all'avvio della riforma del Rio. L'obiettivo generale del progetto è il rafforzamento della capacità istituzionale. Noi ci muoviamo quindi dentro un contesto che è finalizzato soprattutto a rafforzare le amministrazioni affinché esse possano governare meglio e possano amministrare con efficacia. Quindi questo della riforma del Rio, dell'avvio delle città metropolitane, della riorganizzazione delle province è sotto gli occhi di tutti uno dei punti cruciali rispetto ai quali la capacità delle amministrazioni di dare risposte, le competenze persone che lavorano nelle amministrazioni e il rapporto virtuoso tra politica e amministrazione sarà una scommessa assolutamente da vincere. Allora, se Marcello Corvo vi dico qualcosa sul progetto. Lo scenario è quello che vi ho detto, appunto la riforma del Rio, costruire le città metropolitane, passare cioè dalla istituzione delle città metropolitane, ecco sì, forse ci vedo meglio, alla costruzione. Città metropolitane come un soggetto istituzionale e il nostro percorso, che sarà un percorso che si svilupperà nei prossimi mesi. Questa è la prima iniziativa di carattere istituzionale, poi vi diremo
ci saranno dei percorsi appunto di affiancamento, di accompagnamento sul territorio, su alcune politiche che sceglieremo insieme, sulle esigenze che emergeranno negli incontri pubblici con la partecipazione degli stakeholder, in un dibattito pubblico che spero possa essere intenso ed efficace. Quindi ridisegnare le politiche, l'organizzazione, cioè le città metropolitane devono individuare delle politiche da realizzare. L'organizzazione della città metropolitana diventa il braccio operativo e quindi ci sarà tutto un lavoro enorme da fare che faccia corrispondere il disegno organizzativo della città metropolitana alle politiche che essa deve realizzare. Ne promuova l'ottica di sviluppo, questo è un tema ricorrente che ho visto anche negli scritti dei relatori che abbiamo in questo tavolo, cioè l'opportunità di sviluppo proprio che ci dà la città metropolitana, non vederlo come un adempimento formale istituzionale, ma come un modo di pensare a un'altra città, dice il professore Presti, no? Proprio un altro modo di intendere il territorio, la comunità, le relazioni con questo territorio incredibilmente ricco e complesso che costituisce l'area metropolitana di Napoli. L'approccio è un approccio partecipativo. Noi abbiamo come obiettivo quello di mettere insieme attori diversi, che siano attori istituzionali, che siano soprattutto, avendo appunto un obiettivo di capacità istituzionale, dirigenti e funzionari dell'amministrazione. A questo proposito ringrazio due dirigenti che ci hanno sostenuto e aiutato a organizzare questo progetto, che sono la dottoressa Monda, vice segretario generale della provincia di Napoli, e il dottor Giuseppe Stanco del comune di Napoli. Ecco, appunto, è molto al corpo vivo dell'amministrazione che noi ci rivolgiamo, no? Perché accompagni questo processo. Quindi un approccio integrato, le politiche devono essere integrate, devono essere integrati gli attori, ci devono essere processi di sussidiarietà verticale e orizzontale. L'obiettivo generale, ve lo dicevo in apertura, è quello dello sviluppo delle competenze. Gli obiettivi specifici pure sono quelli che vi dicevo, supportare l'amministrazione, sviluppare una logica di rete, qualificare i processi decisionali, appunto rendendoli processi decisionali partecipati, in cui il contributo di tutti sia un contributo esperto, portatori di interessi, portatori di competenze possono dare il proprio contributo, semplificare l'amministrazione e l'organizzazione, e tutto un lavoro poi per la definizione delle funzioni di città metropolitane e province. Il tema delle province insomma, è il problema dei problemi. In questo momento ci troviamo proprio nella sede più appropriata. Una parte di questo progetto che oggi abbiamo qui riguarda la città metropolitana, si sta sviluppando invece finalizzato all'affiancamento delle province nei prossimi mesi. L'articolazione del progetto, questa la possiamo saltare, ecco le azioni trasversali. Come lavoreremo? Con dei tavoli di coprogettazione, dei percorsi di affiancamento, quello che dicevi prima, lavorare insieme per coprogettare quali sono i bisogni sui quali lavorare per sviluppare la città metropolitana, l'approfondimento di specifiche tematiche che possono essere lo statuto in questa prima fase, potranno essere molte altre, la pianificazione strategica, le tematiche riguardanti le aree omogenee o processi di policy che comunque nel confronto con lo staff del sindaco abbiamo già individuato, e poi abbiamo delle azioni trasversali che riguardano la comunicazione della riforma, la creazione di un sistema di knowledge management che ci permetterà di avere tutte le informazioni di quanto avvenga nell'avvio della riforma del Rio, e il monitoraggio e la valutazione dei primi effetti della riforma. In cantiere a Napoli che cosa c'è?
omogenee, che è una cosa su un territorio come questo particolarmente complessa, confronti con esperienze internazionali, ci incontreremo con altre città strategiche europee che possono avere una fisionomia in qualche modo simile a quella di Napoli e presentare elementi di complessità che possano dare delle risposte anche alle questioni napoletane. Un tavolo di lavoro Napoli, Roma, Milano, che sono le tre città, le tre grandi vere città metropolitane che hanno la questione del suffragio universale, creare cioè elementi di confronto in modo tale che le soluzioni vengano condivise e sperimentate. Vorremmo che tutto ciò poi ci fosse l'accompagnamento all'organizzazione della città metropolitana, quello che dicevo prima, l'organizzazione poi e la modalità concreta, dare braccia, testa, gambe, sono le persone che costruiscono nel loro lavoro quotidiano quelli che sono gli obiettivi politici e gli obiettivi dell'amministrazione. Quindi il progetto potrà anche affrontare questo percorso di accompagnamento allo sviluppo organizzativo della città metropolitana. Questo non dice altro che chiedervi un contributo appunto per trovare delle risposte comune alla complessità che non ci nascondiamo della città metropolitana di Napoli, ma se c'è un problema c'è la soluzione, dicono in molti, molti economisti dicono se c'è un problema c'è una soluzione, e quindi anche questo con animo fiducioso la affronteremo, e soprattutto io mi rivolgo a voi funzionari, consiglieri, sindaci che vi trovate affrontare una grandissima sfida dalla quale il Paese deve uscire vincente. Grazie, e grazie al Formez per il contributo che dà anche queste giornate di discussione. Apriamo il nostro incontro. Io ringrazio i relatori, il professore Persico, economista e tra l'altro anche esperienze di governo, amministrativo, amico, e quindi porta anche un di più di competenze e di esperienze in questo senso qua. Il professore Forte, Francesco Forte, urbanista illustre e che da sempre si è occupato delle questioni relative anche alla città metropolitana. Il mio amico Davide Chiatti, sul quale non mi diffondo perché sarei passibile di essere troppo di parte, un giurista a tutti quanti voi penso noto, e il professor Pannelli, che è un'autorità in tema appunto di città metropolitana e che diciamo ringraziamo particolarmente per la sua presenza. Io do la parola proprio al professor Pannelli, che nella relazione farà un'analisi comparata tra i vari statuti, però colgo l'occasione anche per lanciarvi qualche provocazione, diciamo così. Al di là della comparazione in senso astratto, visto che la città metropolitana di Napoli parte con ritardo nell'elaborazione dello statuto rispetto alle altre città, il tentativo che noi stiamo facendo, lo sforzo che stiamo facendo è anche quello di capire, di cercare di capire come fare di questo ritardo un elemento di vantaggio, cioè sulla base di ciò che hanno fatto gli altri, quali passi ripercorrere e quali evitare. In questo senso appunto chiedo al professor Pannelli di poterci dare qualche indicazione. E poi anche sulle scelte di fondo che stiamo andando a fare, io ricordo al professor Pannelli che Napoli è una realtà particolare, quindi come ogni realtà è particolare, ma la particolarità di Napoli consiste nel fatto di avere una struttura territoriale particolarmente alta come densità abitativa e di avere una simmetria strutturale tra la città capoluogo, che conta meno di 1 milione di abitanti, e la provincia di Napoli, che conta invece più di 2 milioni di abitanti.
Ora, in questa asimmetria di fondo, in relazione poi al fatto che la provincia di Napoli presenta una molteplicità di enti amministrativi, che sono appunto i 92 comuni, e la città di Napoli, che invece rispetto a questi comuni rappresenta una massa critica, un peso specifico diverso, ma dentro anche la trasposizione delle funzioni, dei ruoli, delle competenze, anche diciamo, in relazione a quella che è questa fase transitoria che prevede che il sindaco della città capoluogo sia sindaco della città metropolitana, già ci troviamo di fronte ad una difficoltà, una contraddizione di fondo, per cui la gran parte della popolazione, come se diciamo, fosse estranea all'indicazione del sindaco della città capoluogo. Quindi noi stiamo cercando anche di soffermarci nella nostra riflessione non solo su quello che poi sarà l'approdo definitivo del sistema elettorale, cioè, mi pare di capire che si vada verso l'orientamento prevalente sia quello dell'elezione diretta, come è stato già deciso per Roma e per Milano, ma nelle more che poi questo avvenga, visto che la legge non è che vada proprio in questa direzione o perlomeno non favorisce questo tipo di processo, un'attenzione particolare che noi stiamo cercando di mettere a fuoco in relazione ad una eventuale fase transitoria, come può essere organizzata, tenuto conto appunto di questa specificità che riguarda l'area appunto napoletana, perché poi alla fine appunto ci occupiamo di statuto, dobbiamo fare le regole, dobbiamo risolvere, diciamo, dare un'impalcatura di regole a quella che dovrebbe essere appunto la città metropolitana. Non è che dobbiamo andare nello statuto a risolvere i problemi, diciamo, di governo del territorio in quanto tale. Quindi do la parola al professor Bandelli per la sua relazione. Prego. Grazie molto e grazie di questa occasione di dire di riflessione comune, perché effettivamente al di là del diverso stadio in cui le varie città si trovano, siamo comunque in una transizione molto vivace, un periodo in cui ancora non sappiamo bene quale sarà il ruolo definitivo di ciascuna città metropolitana. Il 1° gennaio scorso le città metropolitane sono state formalmente costituite, hanno sostituito in toto le preesistenti province, ma secondo l'impianto della legge 56, ma come peraltro è evidente nella stessa Costituzione, dovrebbero avere un ruolo assai diverso. Ruolo la cui fisionomia ancora non conosciamo, per la ragione fondamentale che siamo tuttora in attesa della legislazione statale per le proprie competenze, regionale per altro verso, che definisca le competenze ripartendo anche quelle preesistenti in capo alla provincia e che la regione terrà di assorbire nelle proprie strutture, quelle che ritenesse opportuno demandare ai comuni, quelle nuove mai esercitate dalle province, ma che invece caratterizzeranno la città metropolitana.
E qui alludo a due fenomeni diversi. Da una parte abbiamo le funzioni fondamentali della città metropolitana, che la legge 56 ha indicato, ma che non ha disciplinato. Quindi noi abbiamo ancora dei contenitori i cui contenuti sono indefiniti. La questione è particolarmente rilevante, poi vedremo qualche riferimento, ad esempio per quanto riguarda tutta la legislazione urbanistica, perché fino ad ora avevamo un impianto che ogni regione aveva modulato in termini con una certa tendenza a demandare a diversi tipi di piani quelli che una volta erano contenuti nei piani regolatori, quindi a redistribuire in una logica più flessibile, più dinamica questi contenuti, ma certamente il dato che si ritrova in tutte le regioni, in ogni caso, è la presenza del piano provinciale di coordinamento previsto dal testo unico, dunque sul piano nazionale, piano provinciale che secondo la 56 dovrebbe essere alquanto diverso dal piano generale territoriale che invece viene applicato alle città metropolitane. Poi vedremo, gli statuti fanno alcuni riferimenti, ma certamente che cosa davvero sarà questo piano generale ancora abbiamo bisogno di saperlo. Fase di grande transizione, tra l'altro tengo sullo sfondo, ma è anche interessante certamente questo elemento, alludevo al 1° gennaio, il 1° gennaio sono state costituite anche le metropoli francesi. I quattro modelli individuati e disciplinati direttamente dalla legge sulle metropole, dando luogo ad un processo che è assolutamente parallelo al nostro, anche lì in maniera interessante, con una rilevante differenziazione. Parigi ha una forma alquanto diversa da Bordeaux, Lione ne ha una propria, Aix-en-Provence ha un'altra, e a queste fanno seguito, in tutto sono 14, alcune diverse modelle, 14, quindi siamo esattamente sul nostro numero. Lo so, tu l'hai esaminato puntualmente. Lo so bene, è un esperto che segue benissimo questi aspetti, ma volevo ricordarlo perché siamo davvero, e non solo in Italia, nell'esigenza di cogliere l'essenza, la sostanza della questione delle grandi città e dei grandi bacini che attorno ad esse ruotano, con tutte le peculiarità che hanno, appunto, perché poi questi bacini a loro volta sono parecchi differenziati tra aree che sono fortemente urbanizzate, intensamente abitate, ad aree che invece comprendono, pensate soltanto alla differenza nel nostro ordinamento, da qui l'esigenza essenziale della differenziazione, pensate alla differenza tra Napoli e Torino che comprende 315 comuni, di cui un numero elevatissimo nelle Alpi,
diverse questioni che si pongono in dimensioni minuscole e spesso assai distanti dal campo comune. Fino ad ora, dicevo, siamo in una fase di transizione nell'attesa di definizione del ruolo sotto vari profili. Anzitutto ci sono degli aspetti tutt'altro che trascurabili che spettano alla legislazione statale, in particolare il Jobs Act e le sue appendici dovranno stabilire che fine fanno gli uffici del lavoro, gli uffici di collocamento, con la prospettiva di un'agenzia probabilmente nazionale con articolazioni regionali. Insomma, già quello riguarda una certa parte significativa dell'ex, del personale proveniente dalle province. Rimane il dubbio, ad esempio, delle polizie provinciali, anch'esse si pongono nel quadro di un disegno di riordino complessivo delle polizie. Noi attualmente abbiamo 5 polizie statali e 2 locali. Anche lì vediamo, c'è la delega alla riforma Madia che rivede questo disegno, vedremo anche lì. Non sappiamo tutto oggi se, per esempio, le città metropolitane saranno dotate di polizia o no, e con quale funzione. Qualcuno ne fa allusione, ma credo, anticipando scelte, che saranno ancora da fare. Per ora una dozzina, 12 giunte delle regioni interessate hanno presentato disegni di legge. Talora, entrando puntualmente nel ruolo della città metropolitana, e già si vedono delle differenze non da poco, talora, come ha fatto la Campania, almeno quanto risulta a me, prevedendo, facendo una legge di criteri, di principi, che poi demanda a future leggi regionali la puntuale definizione, è una legge molto sintetica, che in realtà demanda a future leggi le scelte più concrete, anche se già qualche cosa potrebbe, per esempio, laddove venisse applicato davvero il principio per cui all'attribuzione di una funzione si accompagna l'attribuzione di tutte le funzioni e compiti connessi, strumentali, complementari. Sarebbe già, come sapete, nel nostro sistema un bel passo in avanti se venisse attuato, perché noi siamo abituati ad un ordinamento che frantuma le funzioni, dando un pezzo al comune, un pezzo alla provincia, un pezzo alla regione, in modo tale che la semplificazione, tanto mitizzata, diventa davvero impraticabile. Poi abbiamo un altro scenario che tengo sullo sfondo sempre come dato di contesto, ed è riguarda i profili delle risorse. La finanziaria per il 2015 prevede che province e città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della loro spesa per la parte corrente, per la spesa corrente, di 1.000 milioni per il 2015, di 2.000 per il 2016, di 3.000 per il 2017, e ciò che è più spiazzante è il fatto che non c'è la distinzione tra province e città metropolitane, mentre noi stiamo seguendo un percorso nel quale, a quanto abbiamo capito,
La riforma costituzionale prevede la cancellazione delle province dalla Costituzione, ma il pieno mantenimento e la conferma delle città metropolitane. E intanto la legge 56 delinea un alleggerimento significativo per le province, ma invece un investimento per le città metropolitane. Quindi come tutto questo viene insieme è un altro dei temi che si porrà nei prossimi tempi. Poi ci sono problemi sul personale, veniamo a uno sguardo di comparazione agli statuti. Io non vorrei essere troppo noioso e dettagliato, quindi partirei dalle grandi linee. Anzitutto, poi vengo subito ai contenuti, ma è all'impostazione direi. Ma va legato dunque ad oggi, a quanto mi risulta, sono 6 gli statuti in vigore e 4 realtà stanno lavorando. Le differenze sono molte, partiamo dal procedimento seguito, che in varie realtà è stato un procedimento tutto interno al Consiglio metropolitano, il procedimento finale della conferenza, anche motivato con la ristrettezza dei tempi. C'è stato tuttavia qualche procedimento partecipato, aperto. Nel caso che mi è capitato di seguire più da vicino, Bologna, pur puntando ad approvare lo statuto prima di Natale, ha previsto nel proprio procedimento una decina di giorni in cui le forze economiche e sociali potevano presentare i propri emendamenti, così come emendamenti potevano essere presentati dai singoli cittadini e, cosa devo dire, difficilmente prevedibile dati i tempi, ne sono arrivati circa 500, un po' più di 500, di varia natura, di varia spessore, di vario interesse. Però insomma qualche elemento di dibattito importante c'è stato pur nella rapidità. Ma diverse sono anche gli impianti seguiti dagli statuti. Provo a tagliare con l'accetta, provo a essere, direi che ci sono degli statuti che hanno un prevalentemente un contenuto programmatico, statuti obiettivo, statuti che si soffermano nella parte prevalente delle proprie disposizioni sulle finalità che si propone, che la città metropolitana si propone di perseguire. Finalità, ma anche altri aspetti, per esempio sottolineature delle peculiarità locali, sottolineature storiche, per esempio in un articolo, un comma 5 dell'articolo 1 dello Statuto di Roma, trovate il riferimenti al fatto che Roma è centro della cristianità, città tra le benemerite per il sorgimento nazionale, insignita della medaglia d'oro al valor militare, eccetera. Quindi richiami e alle proprie caratteristiche. Due statuti, Milano e
soprattutto Bologna, fanno uso dello strumento del preambolo. E qual è il senso del preambolo? Ce ne sono alcuni notizie della dichiarazione dei diritti universali dei diritti dell'uomo alla Costituzione americana sui classici. Non pensavo a quello, devo mettere. C'è anche a quello di una cartella. Qual era il senso? Voi sapete che storicamente il concetto di norma, cioè che un atto legislativo debba contenere un precetto generale astratto, è il frutto di un'evoluzione molto lunga. Originariamente pare che il codice di Hammurabi non era una legge come noi la intendiamo, era una sorta di trattato morale, descrizione sociale, eccetera, eccetera. Allora, nella epoca moderna, appunto dalla Costituzione americana in giù, quella parte è stata utilizzata per detrarre dalla parte normativa quelle parti che normative non sono, che sono richiami a valori, richiami a ideali, richiami a vicende storiche, che quindi non hanno nessuna pretesa di vincolare nessuno, ma costituiscono. Quindi in sostanza il preambolo è un mezzo, secondo me, molto utile per indicare le finalità, i valori, senza mescolarli con i precetti. Nel caso di Bologna, per esempio, si usa sia per indicare una serie di finalità, ma anche per richiamare il percorso che la città metropolitana aveva compiuto, perché Bologna aveva già una città metropolitana, per così dire, volontaria, con una conferenza metropolitana volontaria istituita dal 94 con tutti i sindaci, e che dal 94 ha funzionato volontariamente in base a un accordo fino ad ora. Altra distinzione evidente che si usa anche per le costituzioni, ci sono costituzioni brevi e costituzioni lunghe. Qui si va dallo Statuto Breve di Firenze, che ha 25 ossute articoli, fino allo Statuto di Milano, che invece ha 70 piuttosto nutriti articoli. In mezzo Bari e Genova ne hanno 42, Bologna 45, Roma 51, con uno stile abbastanza diverso, nel senso che molto spesso alla lunghezza si accompagna una diversa concezione della funzione che si assegna allo statuto. Da questo punto di vista io proverei, azzardo qualche distinzione che forse non ha grande valore scientifico, ma per capire, ci sono alcuni statuti che si concentrano sul quadro legislativo esistente e in questo quadro si preoccupano di attuare ciò che c'è, e quindi senza accennare, senza toccare contenuti di future disposizioni, di future norme legislative che determineranno le funzioni, si concentrano sulla funzione di organizzazione della città metropolitana, così a quadro
esistente. Ci sono degli statuti invece che in varia forma e in varia misura tendono a svolgere una funzione pre o paralegislativa. Vale a dire, tendono a utilizzare le proprie disposizioni per anticipare quanto dovrà o dovrebbe o si auspica che sarà fatto dal legislatore statale o regionale. Per fare un esempio torno sulla disciplina urbanistica, visto anche il carattere dei nostri co-relatori. Qualche statuto, come quello di Bologna, dove nella individuazione, quando si parla del piano territoriale generale, molti statuti parlano delle finalità che ci sono. Qualche statuto accenna anche ai contenuti, in qualche modo tendendo ad anticipare quello che dovrà essere stabilito dalla legge. E allora, per esempio, appunto lo Statuto di Bologna dice che, nei termini indicati dalla legge regionale, il piano territoriale generale avrà contenuti che sono contenuti strutturali dei piani oggi comunali. Questo è in netto contrasto, cioè una scelta precisa di contrasto a quella tendenza, secondo me, contraria alla legge 56, ma pur diffusa, che tende a dire i piani generali territoriali sono per le città metropolitane i piani di coordinamento provinciale. Quindi la stessa cosa con un'etichetta cambiata. Questi spunti statutari danno già un'indicazione al legislatore che hanno da essere qualcosa di diverso, con uno spessore maggiore rispetto a quello che si verifica e che potrebbe verificarsi nel restante territorio nazionale con i piani di coordinamento provinciale. Non è il solo spunto, ma ci sono vari aspetti in cui gli statuti si proiettano sul futuro ruolo. Ad esempio lo statuto di Roma dà per scontato, dedica un articolo alla polizia metropolitana, e noi non sappiamo se esisterà la polizia metropolitana, però ci sono riferimenti. Anche direi che in alcuni statuti prevale una logica procedurale, si limitano essenzialmente a disciplinare i procedimenti, i passaggi, le competenze, e un lato, quello stringatissimo di Firenze, a questo essenzialmente si dedica, e altre invece che si dedicano più decisamente ai contenuti. Tornando sempre sul piano territoriale, qualcuno dice semplicemente verrà adottato con un certo coinvolgimento della conferenza, parere obbligatorio, eccetera, o con un certo coinvolgimento dei comuni. Qualcun altro invece si spinge a dire
la traduco in slogan: consumo del suolo zero. Quindi forte privilegio per le ristrutturazioni, recuperi delle cubature esistenti e invece tendenziale blocco per l'ulteriore sfruttamento del suolo. Vengo al tema, sempre in questa panoramica di impianto proprio degli statuti. Elezione diretta, elezione indiretta, diceva già il sindaco, effettivamente l'elezione diretta è adottata dai due statuti fino ad oggi emanati delle tre città che superano i 3 milioni di abitanti, le quali quindi possono ricorrere, a differenza delle altre, a questa forma di elezione senza lo scorporo del comune capoluogo, ma invece ricorrendo a due condizioni diverse e, per così dire, meno radicali, che sono la suddivisione dello stesso comune capoluogo in più circoscrizioni dotate di autonomia amministrativa e la suddivisione dell'intero territorio metropolitano in zone omogenee. Gli statuti di Roma e di Milano adottano questa strada, naturalmente però questa l'adottano nel testo dello statuto, poi dedicando una parte del capo del titolo dedicato alle disposizioni transitorie alla disciplina attuale, quindi si applica in questa fase, la cui lunghezza non possiamo sapere perché la legge stessa, la 56, rinvia il sistema elettorale a una futura legge della quale non sappiamo i tempi e che non ha ancora un disegno di legge approvato. Sposano invece la elezione indiretta Firenze, Bologna e Bari, Genova con una certa ambiguità dice è indiretta, ma se si verificano le condizioni può adottarsi la forma diretta, quindi in un eventuale futuro, comunque una semplice opzione lasciata aperta e da esercitare in. Ecco, questo l'impianto sarebbe l'impianto generale, poi avrei i dettagli, però devo dire che ho paura sia di sottrarre tempo ai colleghi sia di annoiarli, quindi forse magari è più utile se sentendo di loro vogliamo confrontare. Posso dire che con gli interventi dei relatori, grazie professor Vandelli per lo scenario che ci ha descritto, poi si può intervenire ulteriormente man mano che i relatori che abbiamo al tavolo introducono degli elementi di specificità sul dibattito esistente a Napoli. Il presidente Tuccillo ci possa dare anche degli elementi su come sta procedendo il lavoro della commissione, così come la consigliera Coccia. Abbiamo gli esponenti in prima fila che possono dare un contributo specifico sulla realtà di Napoli metropolitana. Va bene, ringrazio il professor Vandelli per l'esposizione molto approfondita e tecnicamente molto fondata. Nella scaletta c'è il professore Forte. Ora chiedo se vogliamo
Poiché il professore Chiacchio tocca anche quegli aspetti giuridici, se vogliamo finire prima con la parte giuridica e poi passiamo alla parte urbanistica economica, così completiamo. L'unica cosa è che diciamo cerchiamo di darci un tempo di esposizione adeguato, in modo che poi appunto le vostre preziose anche sollecitazioni diventano motivo di riflessione e di discussione più aperta. Poi nulla togli si possa anche ritornare con qualche altra considerazione. Prego. Grazie al forum e alla città metropolitana per avermi chiamato a partecipare a questa autorevole riflessione. Io muovo da un'azione confessoria. Ho sostenuto per lungo tempo che la legge 56 del 2014 delle città metropolitane forse era opportuna che venisse procrastinata, perché ritenevo e ritengo che forse meglio si potevano individuare titolarità, funzioni, attribuzioni delle città metropolitane all'esito del percorso di riforma del titolo quinto parte secondo della Costituzione. Ciò detto, ascoltando l'illuminata e autorevole relazione del professore Vandelli, il quale ci ha portato il contributo non solo di uno dei più autorevoli giuristi della materia, chi di noi che si occupa di diritto amministrativo e di diritto degli enti locali non ha letto quello ancora oggi attualissimo riferimento sul sistema delle autonomie locali di Vandelli del 2011. Il contesto che egli delineava, anche muovendo dalle varie azioni rinvenibili nei sei statuti approvati, mi porta a dare un taglio diverso a quello che avevo ipotizzato rispetto alla riflessione che mi è stata affidata, rapporti istituzionali e sussidiarietà. Evidentemente quel rapporto istituzionale e sussidiarietà è uno dei percorsi che lo statuto dovrà percorrere onde dare contenuto all'essere città metropolitana. La collega Coccia diceva opportunamente che la città metropolitana deve essere la città di tutti, nessuno escluso. Io dico che la città metropolitana deve essere l'area vasta che amplia la fruizione ed esercizio dei diritti di cittadinanza attiva da parte dei cittadini, che amplia e che robustisce i nuovi diritti di cittadinanza attiva dei cittadini delle comunità che la compongono, e dall'altro lato deve ricreare condizioni nuove di agibilità, di una permanente concertazione funzionale e programmatica tra la città metropolitana e le comunità e le istituzioni che esse ricadono. Io sono sempre stato convinto che il riferimento al principio di sussidiarietà è un concetto ed è un riferimento non statico nel tempo e che muta all'interno delle realtà territoriali in cui si alloca. A mio avviso, il redigente statuto della città metropolitana deve valorizzare la sussidiarietà in rapporto alle funzioni conferite e deve valorizzare quella sussidiarietà utilizzando, facendo ampio uso
della parte lingua dello statuto. Lì deve intervenire lo statuto per costruire un contesto di sussidiarietà il più possibile ampio. Quindi la sussidiarietà deve creare un nuovo rapporto, ma come? Rielaborando le funzioni e dando contenuto alle funzioni enunciate ma non definite. Lavoro questo integro, soprattutto nella città metropolitana di Napoli, che presenta peculiarità e contraddizioni non rinvenibili in altre città metropolitane. Il primo nodo che si pone è il rapporto tra la città metropolitana e i comuni. La sussidiarietà va costruita in un rapporto funzionale alle zone omogenee ad identificarsi. Una volta definite le zone omogenee, tali per identità di vocazioni storiche, tali per identità di proiezione di sviluppo economico, costruire il rapporto tra queste aree omogenee e la città metropolitana. Perché altrimenti il rischio è che si inizi questo rapporto di concertazione funzionale e la città metropolitana si pone nei confronti dei comuni che in essa confluiscono con lo stesso rapporto in cui la regione si è posta a partire dagli anni 70 nei confronti delle province e dei comuni. Questo è un dato di sussidiarietà attiva, di concertazione, di coessenzialità che va recuperata. Non tutte le aree omogenee ad identificarsi hanno vocazione e suscettibilità omogenee. E allora nel riparto bisogna tenere conto di queste realtà. Ma vi è un secondo dato, ne faceva accenno velocemente il professore Vannelli. Per aversi principi e contesto di sussidiarietà funzionale, che io preferisco chiamare di coessenzialità funzionale rispetto alle funzioni, il primo problema che deve porsi lo statuto è di rinegoziare il rapporto con la regione Campania. Le funzioni della città metropolitana si possono individuare in una trilogia: quelle fondamentali tipizzate dalla legge, quelle fondamentali delle soppresse province, quelle fondamentali scaturenti dal riordino le ex funzioni delle province, quelle virtuali. Orbene, è qui che si gioca il ruolo e il destino della città metropolitana. La città metropolitana, da un lato, deve assumere principio di sussidiarietà, vocazione di estroversia nei confronti dei comuni. Dall'altro lato, la regione deve rispettare a favore della città metropolitana funzioni non tipiche della programmazione e del governo dell'istituto regionale. Cioè lo statuto deve costituire, a mio avviso, perché altrimenti parliamo di un principio di sussidiarietà, di adeguatezza astratto e non concretamente agibile. L'occasione dell'esercizio della potestà statutaria è quella di rivedere anche il rapporto tra le autonomie, regioni, comuni, città metropolitane. E in Campania questo problema si pone. Io assumo anch'io ad esempio quello che citava il professore Luciano Vannelli, perché è un riferimento paradigmatico di una sperimentazione, fruizione, agibilità, di sussidiarietà e di energia. Il governo del territorio. La legge 56 è una legge che si fonda su
funzioni fondamentali. Funzione pianificatoria, funzione programmatoria. Questi sono i due momenti di riferimento della legge 56. Lo sforzo rimesso alle città metropolitane è realizzare la concertazione sempre dismessa tra pianificazione territoriale e programmazione economica. Solo se la città metropolitana riesce a realizzare questa sintesi di interagenza, la città metropolitana può svolgere al massimo le potenzialità che in funzione consente. Ma deve confrontarsi con la regione, perché la città metropolitana da un lato ha la titolarità del piano strategico. Snodo vero, essenziale dell'essere città metropolitana. Dall'altro lato ha plurali funzioni in materia di pianificazione. Bene, in Campania, Presidente Cucillo, se non si scioglie questo nodo, noi avremo la organizzazione del governo del territorio, con funzioni frammentate tra meno i più vari in missione reciproca tra noi. La proposta che io ho in più occasioni faccio, qui rifaccio, è quello di affidare alla città metropolitana l'adozione e l'approvazione di quello che un tempo si chiamava il piano territoriale di coordinamento provinciale, cioè affidare alla città metropolitana la pianificazione a vocazione generale, cioè la pianificazione espressiva del potere confermativo, primo livello di pianificazione, e lasciare il principio di sussidiarietà ai comuni la sola adozione e approvazione degli strumenti attuativi dei piani particolari. Di talché si ha una linea di indirizzo unitaria determinata essenzialmente nella fase lavorativa con l'apporto dei comuni e nella fase attuativa lasciando ai comuni solamente gli strumenti attuativi. Mi avvio rapidamente alla conclusione, perché mi attengo ai tempi che mi sono stati dati dal Forez. Principio di sussidiarietà, attenzione, è possibile perseguirlo nei sensi anzidetti solo se, assumendo la redazione dello statuto come fonte di eterointegrazione della legge, con lo statuto si riescono, soprattutto nella parte in quale è messa la potestà statutaria, a superare le molteplici distonie che nella legge si rinvengono. E se quelle distonie si superano, con flessibilità adattandole al territorio di afferenza della città metropolitana. Io qui mi fermo, perché credo dopo, nel dibattito che ci sarà, si potrà aggiungere qualcos'altro. Grazie. Molto grazie. Allora, io adesso do la parola al professore Forte, che ha seguito anche tutti i nostri lavori molto diligentemente e attentamente, quindi sicuramente potrà far tesoro anche di questo. In qualunque occasione rivolgere anche una domanda, se vuole, banale, da profano delle materie urbanistiche, ma penso che una messa a fuoco su questo da parte sua ci potrebbe essere utile. Piano strategico e pianificazione, come questi due momenti si incrociano, si legano e si coordinano fra di loro? Quali, diciamo, i contenuti che dovrebbero afferire all'uno e qual è l'altro? È una domanda che volevo porvi e te la pongo, perché penso che più di lui nessuno ci può su questo essere anche di chiarimento. Grazie. Io diciamo, l'esposizione verrà accompagnata con alcune immagini, diciamo. Queste immagini indicano innanzitutto
Così, noi nel ragionare del titolo della relazione con il territorio pianificazione in area di elevata densità, diciamo, io ho cercato di individuare tre contributi, tre riflessioni. La prima, le difficoltà del pianificare, non ci troviamo in un'area felice nel processo di pianificazione. Secondo, gli strumenti che la legge ci dà, e secondo me sono quattro livelli di attenzione che nello statuto, tra cui anche strategia del territorio e pianificazione, e alla fine la questione di una agevolazione che abbiamo. La storia non è da buttare via, la storia istituzionale, che significa gli impegni che sono stati assunti già in passato attraverso distretti, ambiti, perimetri di territorio. Diciamo, le tradizioni, le due tradizioni che abbiamo in Campania concernenti il territorio. Io desidero ringraziare il Formez, un libro che abbiamo fatto nel 2011, diciamo con Gangeni, il quale è stato finanziato dal Formez e in cui c'era la parola costruire città nella città, che significa il grande nodo della conurbazione napoletana, diciamo, ossia come agire sul sistema insediativo che si è generato. Questo che significa? Il sistema insediativo si è generato per politiche pubbliche, ha dei criticità alte, però l'attitudine che dovremmo coltivare non è quella del moraleggiare sulle criticità, ma di porsi la domanda di come far fronte al miglioramento delle situazioni. È il suggerimento che ci viene da Piano attraverso i rammenti possibili, il rammento delle città esistenti, attraverso la manutenzione programmata che ci viene nel suggerimento, attraverso il, in generale, il riferimento al costruire nel costruito, città nella città, perché gran parte di queste politiche sono nel governo, nelle attenzioni del governo, diciamo del governo Renzi, dopodiché che significa che il costruire del costruito è dietro la modifica, l'integrazione al DPR 380 testo unico dell'edilizia con le grandi modifiche di contenuto apportate al testo unico dell'edilizia e sono nelle potenzialità del dibattito napoletano. Il dibattito per esempio sul global service è esattamente costruito nel costruito, diciamo. Il dibattito che in Umbria è legge, ossia le insule, azione pubblico-privato su insule nei centri storici, è già legge nella regione Umbria del 2008, diciamo, cosa che richiama questo rapporto con regioni, città metropolitane, comuni, avendo come campo esattamente pianificazione, programmazione, diciamo. Questo che è, diciamo, a me sembra come condizioni che ispirano l'azione della pianificazione, che indirettamente sono presenti nei principi che Elena Coccia ci indicava: prossimità ai cittadini, ma anche significa forma di solidarietà umana, tenendo presente che la Fondazione La Malfa ci ha indicato il disastro industriale, la desertificazione industriale in atto nel nostro mezzogiorno, la Svimez ci ricorda lo tsunami demografico che sta avvenendo e parallelamente il bisogno abitativo immane che ci dichiara il Comune di Napoli e poi la provincia di Napoli. Sappiate che i documenti pubblici ci dicono che il bisogno abitativo nella provincia di Napoli
supera le 130.000 abitazioni al 2019, ossia domani, Diciamo, quindi, che significa? Quando noi costruiamo piani, ci poniamo su previsioni. I piani perseguono scopi, da ciò tutta la temporalizzazione dei piani, perché? Perseguono scopi. Se vogliamo affrontare criticità, dobbiamo tenere presente gli scopi per, da affrontare per praticamente attraverso i piani. Trasformare quindi criticità in opportunità, e queste opportunità divengono gli scopi che indirettamente dovremmo trovare nello statuto come dichiarazione di principio. Quindi in un certo senso quello che veniva indicato come schema concettuale dello statuto, la forma del processo di pianificazione, io personalmente ritengo che la pianificazione territoriale generale con vincoli dichiarati nel 1956 generi uno strumento che è totalmente diverso dal piano di coordinamento. È un'altra cosa. Quindi la scelta che hanno fatto a Bologna, piano strutturale, interpreta esattamente questa perché? Perché quello che non si trovava nei piani territoriali di coordinamento che abbiamo sperimentato è esattamente l'efficacia del vincolo, mentre il procedimento è stata l'essenza dei piani territoriali di coordinamento approvati in Campania, Caserta e Salerno. Cosa significa procedimento? Significa alcuni vincoli sul dimensionamento temporalizzati attraverso conferenza di pianificazione, ma la conferenza di pianificazione alla fine trasmette ai comuni perimetri vasti, associazioni di comuni, ossia unità territoriali, non lo specifico vincolo, ma individua degli indici. Il piano territoriale generale ha un altro senso, appunto, pone vincoli. Il piano territoriale generale è di difficile formazione, perché tenete presente che in Campania sono 20 anni, non lo abbiamo in provincia di Napoli un piano territoriale, però abbiamo alcuni obblighi dalle criticità. Se vogliamo per esempio fronteggiare la deindustrializzazione, dobbiamo qualificare le aree dei consorzi e le aree di sviluppo industriale, e quindi a grande attenzione a questi strumenti, cercando di superare nei consorzi, richiamati in globale, i consorzi e le aree del piano delle aree di sviluppo industriale della provincia di Napoli, che è stato il primo 67 praticamente capire se necessita espansione, se necessita, perché il vero nodo fondazione della Malfa è la deindustrializzazione. Se noi vogliamo affrontare il problema del lavoro e il problema dell'occupazione, poniamoci queste domande. Analogamente, non si può fare in Campania con questo territorio vincolato. Stamane c'è una polemica sulla nostra stampa, la sovrintendenza dei beni paesistici, e territori, comuni, tenete bene che non si può fare un piano territoriale metropolitano generale senza considerare il paesaggio, per la semplice ragione che sono poteri separati, non sono, ma sono, che significa? Semplicemente condivisione, ma condiviso, esempio la Puglia, condiviso tra piano territoriale regionale della Puglia e condiviso la MIBAC e Regione, fatto già vigente, Questo è chiaramente anche il piano metropolitano. Il piano metropolitano praticamente si deve confrontare con alcuni scopi nei principi, per esempio
l'ordine sociale non è una poesia, noi non abbiamo politica abitativa. In questo momento nel sistema napoletano non ci sono politiche abitative, pur avendo un fabbisogno di 120.000 alloggi, diciamo. Allora la questione del posto, la questione, la domanda, che significa fabbisogno housing sociale? Oggi il modo per tentare di fronteggiare queste vicende, piano strategico e pianificazione territoriale. Non si può costruire una strategia che non sia figlia del lungo periodo. Che si articoli nel triennio significa selezione all'interno di una logica che può perseguire scopi. Che significa? Che nello studio del piano strategico il lungo periodo deve essere presente. Quindi lo direi. No, il figlio è 3 anni, ma lo scenario non può che essere di lungo periodo, di 20-40 anni. Questo è molto chiaro nello statuto della Lombardia, diciamo, nello statuto lombardo, questo rapporto tra pianificazione strategica e pianificazione triennale programma. È evidente che tutto l'apparato che si serve a fare questo piano strategico è anche fonte di ispirazione degli obiettivi del piano territoriale generale, diciamo. Perché questi studi sono complicati. Tenete presente che quando si fa un piano, quello che costa 90 sono gli studi, quel che costa 10 è il piano, diciamo, il risultato finale. Che significa? Che l'apparato di conoscenza, per esempio l'apparato informatico, per avere un ruolo strutturale deve essere al 5.000 e al 2.000, non può essere al 25.000, non so se sia. Per avere effetti strutturali il sistema informativo di base, il sistema informativo territoriale, va ridato su cartografie analitiche, non cartografie aggregate. Vedete presente che un comune come Capaccio, per esempio, la cartografia al 2000 era 24 tavole, che significa che applicando all'area metropolitana di Napoli, avendo intenzioni strutturali, le tavole saranno 2400, diciamo. Solo la gestione di questi processi implica organizzazione drammaticamente pesante, diciamo. Allora, queste questioni, la pianificazione comunale, la pianificazione. Io personalmente ritengo che nel rapporto tra, è emerso nel dibattito, la città metropolitana deve avere funzioni di gestione di azioni, oltre che di fare piani generali, ma la capacità di promuovere progetti metropolitani che agiscono in territori specifici, quindi in territori comunali. Tutto questo è, secondo me, parte delle, che significa organizzazione. Quindi un punto fondamentale per l'efficacia della pianificazione è attenzione all'organizzazione. L'organizzazione è parola che si trova nella legge 56, se ne parla molto poco. Tenete presente che l'impressione che io, frequentando la provincia, ho sempre avuto, che vi fosse pochissima organizzazione, ossia l'organizzazione veniva comportando esterni, diciamo. Non si fa così, non si fa così, bisogna organizzare gli interni delle strutture, il che significa organigramma, significa personale, significa l'azione formativa che diceva la signora del forum. Le due grandi tradizioni che abbiamo nel fare in campagna, noi abbiamo una tradizione di perimetri di unità territoriali consolidatasi negli anni 50, diciamo, prego. Poi tenete presente che la politica del territorio in campagna c'è dagli anni 50, anche se l'effetto è poi il disastro, diciamo. Ma tenete presente che la legge 634-57 generato i piani territoriali dei consorzi delle aree di sviluppo industriale e praticamente ha generato gli insediamenti che vediamo, con una intenzionalità chiaramente di sviluppo, ma che però
ha generato crescita, conforto, sì, diciamo. Dopodiché, diciamo, andando avanti, la tradizione si è consolidata, ha trovato un terminale nel piano del 2008, piano territoriale della regione Campania, la quale ha individuato, il quale ha individuato grandi perimetri, vedete, il sistema dei perimetri delle unità territoriali. Diciamo, vedete presente che questo sistema dei perimetri è legge, perché è una legge regionale. È una legge regionale che in un certo senso i perimetri genera grandi dimensioni di unità territoriali, demografiche, il che si allontana dal tema del rapporto con i cittadini. La grande dimensione rende molto più difficili i processi di partecipazione. E quindi, diciamo, gran parte dei perimetri che noi vediamo nelle nostre tradizioni, piano delle aree di sviluppo industriale, il piano del piano territoriale regionale, i sistemi che sono stati studiati, sole 24 ore, diciamo, si scartico lì, poi andare avanti, o la stessa, il piano provinciale di coordinamento della provincia di Napoli, individua perimetri, ma sempre molto vasti, 200.000 persone, vai avanti, la fondazione Volta, bellissimo studio che ha fatto sulla città metropolitana di Napoli, cioè Torino significa in Napoli, centro in Napoli, praticamente la questione sempre grandi perimetri, la questione dei grandi distretti culturali, beni UNESCO, siti UNESCO, la questione è, tenete presente che abbiamo una legge regionale in cui si parla di poli turistici, della legge del 2014, quindi la questione dei siti UNESCO va inquadrata, che significa politica di tutela del patrimonio culturale, va nel piano generale della città metropolitana. Andiamo avanti, diciamo, Francesco, quindi io quello che vorrei enfatizzare è che da un lato abbiamo questa forte tradizione di unità territoriali per piano e programma di, diciamo, vaste, con grande enfasi. Secondo me questo modello non è conforme allo scopo della città metropolitana, nel senso che se volessimo organizzare il rapporto con amichevoli con i cittadini, la questione del rapporto tra unità territoriale, dimensione demografica, servizi è un nodo fondamentale. Capacità di offerta di servizi. Vedete presente che dal punto di vista dei servizi noi parliamo ormai di servizi pubblici di interesse economico, che da cui conseguono le zone omogenee. Le zone omogenee, qui la legge 56, sono tre grandi campi di servizi: i trasporti, la questione del servizio dell'acqua, la questione dei rifiuti. Praticamente queste tre dimensioni del servizio non abbiamo tradizioni intellettuali forti. Perché? Perché la regione Campania o ha detto che il riferimento del servizio è tutta la regione, o ha scomposto la questione in bassissimi ambiti territoriali, perché l'ambito 2 è tutta la provincia di Napoli. Quindi il sistema di questi servizi attualmente non ha risposta. Allora, diciamo, che cosa potrebbe si suggerire? Si potrebbe suggerire il richiamo all'attuale struttura delle unità territoriali che conoscono servizi sociosanitari, che sono leggi della Campania e che sono in revisione in Regione Campania. Perché? Perché non danno grandi entità, ma 35 ambiti che vengono perimetrati come ambiti sociosanitari hanno una contenuta dimensione demografica, 90.000 abitanti mediamente, che significa capacità di produrre servizi che sono sostanzialmente vicini alla popolazione, cioè che rendono possibile una prossimità. E io
Questo che significa? Significa unione di comuni. Quindi io produrrei una grande attenzione allo strumento unione di comuni. Tenete presente che quello che diceva la dottoressa Elena quando riferiva la capacità di governarsi, no? Noi nel 2002 abbiamo pubblicato un libro, l'area metropolitana di Napoli, è stato finanziato dall'Unione Europea. Ossia l'Unione Europea, il tema che se lo poteva alla fine degli anni 90, diciamo la questione dell'organizzare il sistema delle istituzioni territoriali per governare il territorio era l'attenzione dell'Unione Europea alla fine degli anni 90. È nato un progetto Interreg, noi abbiamo vinto il progetto Interreg, abbiamo pubblicato il libro con la linea di cui all'immagine, no? Lo studio sull'area metropolitana. L'area metropolitana non è la città metropolitana, ma è dappertutto. Chiaramente la città metropolitana di Milano è diversa dall'area metropolitana lombarda, così come a New York la città metropolitana, la città di New York, città metropolitana, non è il sistema del New Jersey, ma queste sono le contestazioni che usualmente vengono richiamate, no? Il territorio non corrisponde all'area metropolitana, è naturale perché l'area metropolitana è più della città metropolitana, ma questo nel mondo, diciamo. Analogamente le densità del sistema napoletano sono relativamente medie in rapporto ai 5.000 abitanti per chilometro quadrato di Barcellona o ai 18.000 abitanti per chilometro quadrato di New York, diciamo. E quindi quando noi abbiamo una media di 27 abitanti ad ettaro nella città metropolitana di Napoli, non ci dobbiamo scandalizzare. La densità è un parametro da raccontare al sistema di tecnologie per la qualità del buon vivere. A noi ci manca questo sistema di tecnologie in alcuni posti, in altri posti ci sono anche, diciamo, immagino la questione per esempio Scampia. Tenete presente che Scampia dal punto di vista degli standard urbanistici è una delle aree più attrezzate di queste nostre città metropolitane, anche se socialmente soffre per altri motivi. In un certo senso io suggerirei grandissima attenzione all'unione di comuni di contenuta dimensione demografica assunta come ispirazione i perimetri del piano territoriale generale. Mi pongo una domanda: secondo me le zone omogenee meritano una denominazione istituzionale, che significa unione dei comuni. Così è una zona omogenea, se interpretata come forma di istituzione, ente locale, quindi perché non può rimanere una zona omogenea, generica, perché vediamo la regione Campania. Quindi la questione significa che nello statuto si potrebbero anche delineare perimetri con riferimento ai distretti sociosanitari. Che significa? Si darebbe una grande spinta alla questione della capacità del governare, quello che diceva la dottoressa. Perché? Perché vengono 92 comuni trasformati in 35 unioni di comuni, sono praticamente, realizzano una strumentazione in grado di rispondere alla efficacia e efficienza che è lo scopo del governare i territori che l'Unione Europea ha posto sul tappeto fin dagli anni 90. Grazie. Grazie. Prego, professore Persico, se si accomoda qui, affiancami, senza che... Voglio solo dire in merito a quello che ha detto il professore Forte, che mi sembra che il tema della distribuzione delle competenze, delle funzioni tra comuni, zone omogenee o unione di comuni, come le si voglia chiamare,
e competenze esclusive poi e vincolanti della città metropolitana in quanto tale è appunto uno dei temi fondamentali di questo nostro lavoro. Quindi lo ringrazio per queste considerazioni, perché è su queste linee che stiamo cercando di dare un'impostazione proprio anche al lavoro di preparazione che stiamo facendo. Quindi grazie, do la parola al professore Persa. Grazie. Cioè, io sarò breve, diciamo, ho lasciato una relazione, diciamo, di intervento un po' più lungo, ma abbastanza lungo, comunque lo volessi chiedermelo via email eventualmente per un approfondimento. Che le riflessioni. Posso dire una prima cosa organizzativa? Sì. Noi tutti partecipanti mandiamo i materiali che i relatori ci mettono a disposizione, stiamo attivando un focus sul sito del Formez che è dedicato a questo progetto, in cui ci saranno notizie, documenti, materiali e anche un'area di comunità di pratica per tutte le persone che lavorano e intervengono su queste tematiche. Grazie. Diciamo, mi richiamo soltanto per capirci un poco meglio sul principio della mia relazione. La Corcia ha fatto riferimento nel suo intervento al dopo del remoto come tema, anche come ci fosse un ritardo culturale nella nostra parte per il problema di quello che era accaduto e quindi quello che si doveva fare in termini di pianificazione di un'area vasta, un'area vastissima, diciamo, visto, diciamo, l'influenza di questo fenomeno. Allora, questo tema, che non è solo culturale, ma è di impostazione ai temi che stanno per essere messi sul campo a partire dallo statuto, cioè perché voi deve chiedere lo statuto, diventa un elemento, diciamo, di un ordinamento, o diventa nella lezione un po' che è stata detto un po' tra le righe anche dall'amico Chiacchio, cioè è un progetto politico, perché se è un progetto politico significa che va a caratterizzarsi dentro una situazione, diciamo, di aree territoriali che concorre con le altre aree territoriali che hanno in qualche modo la voglia di investire nella città metropolitana, però c'è un cambio di passo in termini di riorganizzazione, un cambio di passo culturale, quindi diventa vero progetto politico, o probabilmente la storia, diciamo, in qualche modo vale la pena di raccontarla, vale la pena di seguirla, ma in qualche modo potrebbe dare frutti meno vantaggiosi. Allora, partendo da queste considerazioni e aspettando il ritorno del Presidente Ficino, perché ho portato con me quello che poi è la sintesi della mia relazione, che di solito potrei mettere in testa e far capire che l'approccio che dobbiamo seguire non è lineare. Ci troviamo dentro da un nuovo spazio culturale completamente diverso, che non è un'idea, e quindi significa una serie di cose che noi abbiamo accumulato. E con le considerazioni di Elena al principio, ci troviamo in un'area e un'epoca storica, globalizzazione, più fenomeni che rendono complesso l'affrontare temi di questo tipo. Allora, se interviene il tema della naturalità, interviene perché abbiamo bisogno di un approccio completamente diverso al tema della pianificazione. Quindi abbiamo bisogno di usare strumenti come la sussidiarietà, a cui si è fatto riferimento, in una maniera completamente diversa da quello che è previsto di solito dal tema, e un po' questo è il tema dell'importanza del prologo a cui faceva riferimento gli altri. Cioè, il prologo è il progetto politico per cui io intervengo in un'area vasta che ha una complessità di temi da sciogliere. Quest'area vasta è una grande conurbazione urbana, quindi una piattaforma urbana. Però io devo chiamarla città, perché ci sono tutti i temi dell'inclusione, tutti i temi della produzione di servizi ai cittadini, ci sta tutto il tema di come far partecipare a parte di un capitale umano emarginato che arriva anche nelle aree e che noi non riusciamo più a riconoscere, perché non abbiamo più strumenti. Strumenti logici, ma soprattutto culturali, oltre che quelli, diciamo,
risorse finanziarie. Quindi il primo dato è come costruire il prono di questo tema dello statuto, che credo che stia facendo, però il significato dell'intervento degli anni, che ribadiva anche alcuni altri concetti che già erano stati messi in campo, era che ho bisogno di stabilire qual è la strategia politica che io sto seguendo e quindi come far nascere una nuova soggettività politica istituzionale in una regione come la Campania, che naturalmente sarà diversa da come sarà Bologna, no? Penso che l'area metropolitana di Bologna sarà importante, importantissimo, però se lo confrontiamo rispetto al peso della regione, diciamo in termini di economia, in termini, insomma, siamo intorno al 15-20% diciamo, dell'area bolognese dal punto di vista dell'importanza. Quindi c'è anche questo, diciamo, da mettere in campo, cioè che nel caso dell'area metropolitana abbiamo bisogno di lavorare a quel progetto di sussidiarietà a cui si faceva riferimento e quindi mettere in discussione il ruolo della regione, il ruolo dello Stato e il ruolo, diciamo, degli enti che in qualche modo partecipano al progetto. Perché uno è il tema di come io faccio salire di scala i progetti a cui devo, diciamo, i temi a cui devo fare riferimento. Il ragionamento mi faceva forte, diciamo, è più complesso, perché io in alcuni casi devo sviluppare, ecco il tema organizzazione da implementare, come chiamare l'area metropolitana, la provincia, chiamare le migliori forze che ci sono negli enti locali, non necessariamente solo in provincia, per aprire un grande laboratorio che pensa un po' diversamente da come si è pensato fino adesso, perché io devo assolutamente far scala in termini di economia di scala, in economia di diversità, in economia di scopo, quindi ho bisogno di ragionare, quando parlo di aree vaste, con la scala variabile. Cioè, se affronto un problema che riguarda il consesso idrogeologico, ho una scala di ragionamento completamente diversa se affronto altri temi. Quindi ho bisogno di avere come centralità una capacità di pensare alla scala variabile, che non è un esercizio di solito che siamo abituati a fare, perché siamo abituati a ragionare su confini di ottimalità. Ma il vero vantaggio della metropolitana è proprio questo, cioè di avere una soggettività politica istituzionale completamente nuova, che fa scala non solo per la regione, ma soprattutto perché l'insieme delle aree metropolitane, altrimenti non si capirebbe come mai anche altre nazioni, anche vicini tipo la Francia, si pone il problema di riorganizzare le aree metropolitane a un certo livello. Vuol dire che c'è un'esigenza di competizione e di riorganizzazione. Naturalmente la nostra sensibilità deve essere assolutamente di non trascurare che cosa significa la parola città. La città significa in fondo che io non solo faccio un discorso di tipo economico e quindi voglio raggiungere scala di efficienza e di efficacia a un certo livello per ogni settore. Pensiamo per la Campania a quanto c'è da fare in termini di efficienza dei servizi ecologici. È una cosa enorme. Non mi cito stavolta per le delibere che ho lasciato in Regione Campania, magari fra sì. Se ne ricorderanno le prime tre che non sono mai state fatte, che riguardavano carte della natura, rete ecologica e altre cose che non hanno mai trovato una dimensione di efficacia di politica. Quindi vuol dire. Ma stanno facendo l'altra parte della ti farà piacere. Vabbè, però capito, siamo un po' ritardo, un po' 15. Ma non c'entra, non è questo il tema, il tema è avere però la capacità di incidere sul contenuto. Allora, io non mi dilungo perché, diciamo, abbiamo detto, sentiamo altre voci. Volevo soltanto segnalare che il prologo deve essere di carattere politico. Il tema della riorganizzazione centrale, ben vengano, diciamo, appelli a valutare il massimo delle risorse disponibili a lavorare su questi temi. Quindi se ci sta la possibilità, e questo sarà compito di chi, diciamo, ha la responsabilità, riesco ai consiglieri metropolitani di mobilitare risorse che ci sono sia nei comuni che in provincia e accompagnarli in un laboratorio, come è stato detto, accennato, un laboratorio di, diciamo, ripianificazione, ma di carattere culturale, che tenga al centro un modo di pensare completamente diverso da quello che noi abbiamo avuto fino adesso e soprattutto se noi poi affiancare il tema della riorganizzazione del territorio al tema città, quindi all'identità che io devo mantenere, il tema dei diritti
il tema della partecipazione, quindi il tema dell'innovazione sociale da praticare a larga scala per generare tessuti di connessione tra città e territorio, tra cittadini e territorio, è una risorsa assolutamente indispensabile, specie quando alcuni studi, a me andrebbero un po' sempre da guardare con attenzione, segnalano questo prossimo calo demografico, che ci potrebbe essere ma ci potrebbe anche non essere, perché noi ricordiamoci che noi come persone politiche siamo uomini capaci di generare e di rigenerare, quindi dipende dagli indirizzi politici che noi andremo a prendere, non è un discorso cinematico che dipende soltanto dal tema tasso di natalità, industrializzazione, quindi un progetto politico bisogna contrastare, e il tema del prologo che è stato introdotto come tema politico penso che sia molto importante, e il contributo che viene in qualche modo richiesto è la parola al prologo. Invece Presidente Uccino, posso mettere questo cappello, se lui lo accetta, di solito diminuito la dose, diciamo, di utilizzo, perché poi di solito quando ho fatto qualche altro intervento questa pietra se la sono presa. È la complessità, ricordo soltanto per chiudere che noi siamo debitori ai vulcani, che 40.000 anni fa c'era una pianura molto insignificante e poi per fortuna i cammiferi greci si sono svegliati, poi si è svegliato Vesuvio 20.000 anni dopo e abbiamo avuto questa geomorfologia che ha dato luogo a cose meravigliose. Io dico sempre, per far capire la complessità, senza i vulcani non avremmo mai avuto, soprattutto quelli dei cammiferi greci, non avremmo mai avuto la barca sovietica. Indagate per dirci. Grazie al professore Persico. E adesso apriamo il dibattito, se ci sono interventi, sicuramente immagino ci saranno, sia per porre questioni, sia per porre il signore, prego. Inizio. E così chiede ciascuno quando viene il signore. Lascio il mio posto alle persone che vogliono intervenire. Volevo salutare il dottor Auricchio, il capo del gabinetto che ci ha raggiunto e che è nel pubblico, si confonde nel pubblico, ringraziare lui prima di tutti per l'opportunità che ci ha dato di realizzare questa giornata. Grazie. Allora ciascuno si autopresenta. Anche brevemente, io sono Maurizio Fressinè, sono naturalista, in particolare studio la classe degli uccelli, sono stato consigliere regionale della Campania e poi dirigente di staff della presidenza fino a qualche anno fa per gli allevatori protetti, sono presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, commissario del Parco del Matese, sono una persona che si interessa di conservazione della natura. Allora, tre flash previsti, ero stato invitato, grazie veramente per l'invito, grazie anche a Anna Coccia, a essere uno dei relatori, però ho confessato che volevo più ascoltare per capire meglio questi aspetti per poi riservarmi di fornire un contributo. Volevo quindi soltanto accennare che, e questa notizia è importante da dare ai consiglieri dell'area metropolitana, al presidente Lucino, delle aree metropolitane che il professore alla mia destra ha citato, l'unica che ha uno studio finanziato dalla provincia di Napoli e pubblicato, il libro è esaurito, ne sono rimaste solamente 4 copie a casa mia che farò avere alle prossime riunioni, non ce ne saranno più, c'è però il file, l'unica provincia che ha un atlante della distribuzione degli uccelli che nidificano su scala 1 a 5.000. Sembra un giochetto per pochi naturalisti, in realtà è un'analisi molto interessante che utilizza un indicatore, gli uccelli sono considerati a livello internazionale il miglior indicatore biologico dello stato di salute ecosistemico e territoriale, che ci abbiamo solamente ed è recente, è pubblicato nel 2007 o 2009, andare a casa a controllare. Perché dico questo? Perché io ritengo che nelle cose che diceva il professor Persico, questo nuovo quadro culturale che c'è da affrontare oggi,
socio, nel quale non sono estranee all'aspetto di approccio culturale che stiamo avendo le catastrofi naturali che stanno colpendo quotidianamente, periodicamente il nostro paese e che fanno morti. Io mi ricordo che quando ero bambino non mi ricordo, se non per casi eccezionali, che nel nostro paese si moriva per pioggia. Ogni anno noi abbiamo vittime nel nostro paese per pioggia. Qualcosa vorrà significare? Vorrà significare che dobbiamo cominciare ad affrontare pianificazioni, regolamentazioni territoriali che tengano presenti anche le esigenze e le conoscenze di carattere naturalistico. Detto questo, mi riservo di mandare a tutte le persone che desiderano il fare questo lavoro, perché è un lavoro unico nel suo genere in Italia e tra i pochi in Europa di questa natura, e incominciare a suggerire, a porre due problemi che poi dibatteremo nelle prossime occasioni di lavoro. Il primo, desidererei tanto, per un piano mio personale di convinzione, che non, come ci ha spiegato il professore, nel preambolo, ma nei precetti, e mi ha fatto bene a dare questa specificazione al professore, io vorrei che lo statuto della città metropolitana inserisse un passaggio sui futuri abitanti della città metropolitana, a cui non pensiamo mai, non c'è nemmeno la nostra Costituzione, ci sta lavorando negli Stati Uniti, a mettere un passaggio che obbliga chi amministra oggi un territorio a pensare di lasciare questo territorio vivibile anche per quelli che verranno dopo. Può sembrare una cosa, come dire, carina, ma in realtà è un aspetto fondamentale di chi deve fare uno statuto che non riguarderà certamente il 2015-2016, ma che per i prossimi decenni sarà uno strumento per chi dovrà prendere le decisioni. E infine, mi ha fatto molto piacere ascoltare dal professore Bodelli che ci sono già alcune città metropolitane che nel loro statuto, e il professore Forte ci ha dato un'ottima lezione su questo aspetto, hanno già inserito il consumo di suolo zero. Se c'è un'area metropolitana che ha un problema, il problema, e il professor Forte lo ha sottolineato, l'emergenza abitativa dell'area metropolitana forse nasce proprio da questo. Noi abbiamo il problema suolo, l'abbiamo saturato. Nell'analisi che abbiamo fatto di questi indicatori ambientali, le poche aree ancora che hanno una biodiversità tale da garantire una decenza di approccio alla qualità della vita sono quelle attualmente vincolate e protette. Eppure abbiamo tantissimo edificato vuoto, come sottolineava il professore Forte, costruire per costruire. Ma io vado per miei motivi professionali spesso alla Foce del Sarno a fare dei monitoraggi. C'è una enorme distesa di stabilimenti industriali da decenni vuoti lì, territorio bloccato, appunto. Quindi le posso citare anche Bolla. Bolla è un altro caso di vuoto urbano da riempire. E allora questo che non è vuoto urbano ma è solo agricolo fertile, perché chiamarlo vuoto urbano lo chiamerei di nome vuoto urbano, ma è solo agricolo fertile, ha un'altra denominazione e un'altra funzione anche in termini di produttività. Io penso che siano dei problemi proprio in questa prospettiva futura di chi verrà dopo di noi che ci dobbiamo porre quando lavoreremo a questo statuto. Grazie per avermi molto ben istruito su questo. Grazie. Allora c'è il primo signore e quella signora che è venuta prima. Buonasera, buonasera Presidente, buonasera a tutti. Sono Dario Ciccarelli, sono un dirigente statale e ho fatto diverse esperienze nell'amministrazione pubblica, Nazioni Unite, Sportello Unico della ora sono amministratore dell'economia e delle finanze e vorrei toccare metodologicamente, rivolgo l'osservazione al professor Bandelli nel merito per quanto riguarda la città metropolitana di Napoli al presidente Duccillo, soprattutto nella sua veste di presidente della commissione statuto. La pubblica amministrazione è qualcosa di cui alla fine ci si occupa poco, paradossalmente, nel senso che c'è un lamento diffusissimo, la politica stessa, i cittadini, le imprese, tutti noi, però poi in termini concreti si schifa.
riusciva tendenzialmente il problema, perché è troppo complicato da affrontare. E raramente si configura, diciamo, una parabola tale per cui qualcuno abbia interesse a metterci mano, perché di solito l'orizzonte temporale è più breve rispetto a quello che sarebbe l'investimento da farsi. E però io invece vedo una potenzialità importante in questa riforma della provincia della città metropolitana, nel senso che nel 2001 è stato modificato l'articolo 118 della Costituzione, è stato detto che le funzioni amministrative devono essere gestite secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Nella mia percezione è cambiata la storia d'Italia, cioè l'Italia nasce come un modello basato sull'uniformità legislativa, quindi tendenzialmente l'amministrazione che attua il volere del potere centrale, e i diritti prefetti, la legge nazionale, le disposizioni centrali sono tutto sommato, come dire, il verbo su cui si fonda l'azione della pubblica amministrazione, agenzie delle entrate, agenzie delle dogane, INPS, ministero del lavoro, eccetera. Quando viene introdotto il principio della differenziazione, io credo che cambi parecchio, perché si deve cominciare a uscire dalle stanze dell'ufficio pubblico e si deve andare a guardare la realtà. Che esigenze ci sono a San Giuseppe Giuliano? Io per esempio come INPS mi sono trovato a gestire le ispezioni sul lavoro, il professor Valdelli citava le novità del Jobs Act, no? L'agenzia sui controlli ispettivi, io mi sono trovato a dover, diciamo, trovare una via operativa tra un INPS che ha un suo impianto di controlli, budget, sistema di controllo e gestione, valutazione delle performance, e però San Giuseppe Giuliano, i cinesi, i rifiuti tossici, immigrazione irregolare, criminalità organizzata, sentivo su di me fortissimo il rischio di fare qualcosa che diventava ostile alla comunità locale, perché fare controlli senza tenere conto della realtà era qualcosa di contrario all'interesse della comunità locale. Ho differenziato, dico differenziato perché ho cominciato a lavorare con i carabinieri, con la Guardia di Finanza, con l'AST, con l'ARPAC, da 3 anni, nel primo anno si lavora in task force, quindi non si fanno più tendenzialmente controlli su singole aziende, magari anche con casualità, agli occhi della comunità si può chiamare casualità, ma si fanno secondo una logica di priorità, di criticità del territorio, anche perché chi inquina spesso occupa anche degli immigrati irregolari, va completamente del fisco e quant'altro. Allora mi chiedo se la città metropolitana non possa diventare, in particolare quella di Napoli, ex capitale, lingua napoletana, musica napoletana, Napoli dovrebbe essere una categoria culturale. No, ma è la verità, nel senso che paradossalmente noi abbiamo svilito nel tempo dell'uniformità, abbiamo svilito a fatto folcloristico quella che è la caratterizzazione sociale di Napoli. Oggi forse ne abbiamo l'opportunità con uno statuto che come cittadino spero essere ambiziosissimo, in un tempo in cui giudici costituzionali, Paolo Grossi, Sabino Cassese, denunciano la crisi della legge, parlano di common law, parlano di consuetudine, parlano di ragionevolezza. Mi chiedo se la città metropolitana non possa e debba essere quel soggetto politico istituzionale che ha il coraggio, in particolare a Napoli, la forza da se stessa, la missione di piegare alle reali esigenze del territorio in maniera differenziata, perché la Costituzione lo prevede, l'azione dell'amministrazione statale periferica, agendo sul, e non sentendolo più estraneo a sé, sul modo in cui lavora l'INPS, sul modo in cui lavora la sovrintendenza, sul modo in cui lavorano i vigili del fuoco, tutti i soggetti istituzionali presenti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per piegare a una strategicità orientata al territorio un'azione pubblica che spesso avvertiamo essere apatica e spesso anche sterile, in quanto, come dire, apaticamente uniforme e non differenziata. Grazie. 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 Sì, la signora. Felice Sambrano, funzionario della città metropolitana di Napoli. Prego. Alla pianificazione territoriale, voglio dire due cose. Prima il professor
orientamenti, riempire vuoti urbani all'interno del perimetro urbano. Quindi gli ultimi, anche per gli ultimi c'era un'altra signora. Buongiorno, buonasera, sono Consiglia Sabbia, del coordinamento campano della gestione pubblica dell'acqua e cittadina di comunità. Si sente? No? Così meglio? Noi abbiamo già fatto protocollare e consegnato anche le premi mano un nostro documento, sia nella precedente commissione, riunione commissione statutaria e comunità, sia nella precedente ancora. E qui ci tengo a ribadire, poi consegnerò il documento anche alla dottoressa, perché è importante avere la documentazione, anche fare una rappresentazione molto professionale. Allora, grazie a lei e a quanto avete. Noi ci auguriamo logicamente che le nostre proposte vengano accolte in seguito. Di base noi ci poniamo su tre proposte che sono innanzitutto l'enunciazione di principio base che si articolano in tre. La prima è quella che si riferisce al referendum 2011, se ricordate 27 milioni di elettori italiani si sono espressi chiaramente per una gestione pubblica e partecipata dei servizi pubblici locali, in primis dell'acqua, e noi su questo in particolare ci soffermiamo. A livello nazionale poi come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, tutti i precedenti sono denunciati. Qualcuno non è stato proprio ad esempio ascoltato perché i comitati locali hanno fatto un po' come noi qui a Napoli, la loro parte cercando di essere ascoltati. Purtroppo in alcuni statuti non è stato proprio minimamente riportato quello che era l'intento e quella che era la volontà popolare, perché il referendum, come dice la Corte Costituzionale, come si parla della legge, andavano a farli se da subito. Il primo principio base per noi è questo: l'acqua è un diritto inalienabile di tutti gli esseri viventi, in primis dell'uomo. Quindi noi chiediamo assolutamente che l'acqua venga erogata a tutti, così come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'ONU, a tutti, quindi 50 litri al giorno pro capite, vanno dati indistintamente. Stiamo parlando del nostro Stato italiano, perché noi parliamo di mondiale, 1,5 miliardi di persone in questo momento non accesso all'acqua. Quindi è un diritto e dobbiamo lottare a livello globale. Noi chiediamo che la gestione dell'acqua, proprio perché deve rimanere fuori dal mercato, fuori dai profitti, venga gestita da enti di diritto pubblico, quindi di aziende speciali come ad esempio la Piccini, domani dice il Consiglio Comunale, dove noi siamo presenti come coordinamento campano, e anche alla Regione, domani si terrà Commissione Ambiente, dove noi abbiamo presentato la nostra proposta di legge alternativa a quella che la Regione purtroppo sta cercando di ratificare per domani, dove vengono instaurati i sindaci, gli enti locali, la volontà popolare. Si favoriscono le lobby dei privati. Purtroppo sull'acqua c'è un grande interesse economico e finanziario. Quindi noi chiediamo aziende speciali e aziende speciali consortili, perché poi si possono entrare da Napoli a quello che è la città metropolitana, l'Unione dei Comuni, quello dei piccoli pubblico comunale, sempre un bellissimo intento. Il secondo articolo che proponiamo, poi lasciandolo potrete visionare, e se volete dopo vi do anche il volantino che distribuiremo da domani, da stasera fino a domani sera, comunque, sui nostri prossimi appuntamenti. Seconda cosa, la città metropolitana, che si dia partecipazione, voce cittadina, è molto bello quanto si diceva prima, la vicinanza ai cittadini. Le grandi multinazionali, corporation, allontanano dal diretto interlocutore e quindi noi chiediamo che la partecipazione sia reale. In qualche statuto metropolitano è stato scritto forum di vigilanza, come nella DC, comitato di sorveglianza. Noi non vogliamo solo vigilare, sorvegliare. I cittadini sono coloro che usufruiscono, di un bene, lo diceva bene la consigliera Coccia. La città metropolitana, l'acqua, è il bene di tutti, quindi che tutti possano esprimersi. Allora, a questo punto la partecipazione deve essere reale, non solo
proponiamo che nella città metropolitana possano essere indetti referendum popolari, però sia propositivi sia abrogativi e anche consultivi. Noi diamo anche un po' dei consigli, ma vi ripeto, non voglio prolungarmi perché preferisco ascoltare tutti. Lascio al Presidente il progetto, domani saremo davanti alla Regione, il Consiglio Comunale a Napoli, e riusciremo in qualche maniera ad entrare. Grazie per l'intervento. Ovviamente noi ascoltiamo tutti, ma ascoltare poi non esclude che ci sia ovviamente una capacità decisionale anche da parte della Commissione. E ci sono altri interventi? Che aveva chiesto di intervenire la consigliera Coccia. Allora, ci siamo là. Questa quarta audizione che stiamo facendo, un po' anche ascoltando dei relatori, diciamo che ascoltando anche dei relatori che hanno cominciato a trattare della città metropolitana da molto più tempo e specificatamente della città metropolitana, siamo entrati nel vivo di quelli che devono essere i contenuti dello statuto. Io so come giurista, come avvocato, praticante avvocato da moltissimi anni, che la forma è sostanza e che quindi non è indifferente, come giustamente ha detto il professor Persico, non è indifferente che la forma riporti certi principi o non li riporti, che la riforma abbia dei contenuti o non li abbia. Appunto, abbiamo sentito qui, come altre volte, abbiamo ascoltato le associazioni, abbiamo ascoltato le parti sociali, abbiamo ascoltato un po' tutti i cittadini che hanno voluto in qualche modo confrontarsi con questo statuto della città metropolitana. E devo dire che se dobbiamo fare una sintesi, quello che agli altri appare così importante, ovvero se vi devono essere elezioni dirette o se vi devono essere elezioni di secondo livello come attualmente è stato, appare essere un quesito assolutamente secondario. Secondario, cioè questa cosa che a noi sembra così importante, così diciamo necessaria, in realtà ho l'impressione, non soltanto per come è stata formata la legge del Rio relativamente alla città che hanno superato i 3 milioni, che superano i 3 milioni di abitanti, ma anche per come si è svolto il nostro dibattito, credo che queste siano di quelle questioni che più si rimandano a un processo quindi da svolgersi, ma non diciamo una questione che finisce per essere viceversa essenziale. Essenziali, mi è sembrato invece di capire, sono e che vanno assolutamente introdotte nei principi, assolutamente alcune questioni che sono quelle che abbiamo ascoltato sicuramente nelle volte precedenti, ma anche quello che abbiamo ascoltato oggi. Innanzitutto il principio della partecipazione. Bene, il principio della partecipazione è stato molto ben affrontato, perché poi diciamo abbiamo avuto anche l'opportunità, anche per merito di un ottimo lavoro fatto da un funzionario, uno scaviero qui che finalmente qualcuno lo nomina qui della provincia, dell'ex provincia di Napoli, abbiamo avuto l'opportunità di fare un confronto con i vari statuti che erano stati già che erano stati già approvati, con l'aiuto anche di altri funzionari, anche della dottoressa
dottoressa Grasso, piano piano stiamo entrando nel, diciamo, nello specifico di questo statuto e sempre di più appare il principio della partecipazione come il principio fondamentale della città metropolitana. Che cosa chiede? Che cosa chiedono le associazioni? Che cosa chiedono le parti sociali? Che cosa chiedono gli ordini professionali che sono stati qui ascoltati? Che cosa chiedono anche l'Unione Industriale, la Camera di Commercio che abbiamo qui ascoltato? Chiedono un principio, il principio della partecipazione, e che nella città metropolitana, che nello statuto della città metropolitana il principio della partecipazione sia un argomento che trovi non solo la sua cittadinanza ma la sua presenza forte, la sua presenza seria. E d'altra parte, l'avevamo capito, i due modi di fare lo statuto, al di là poi, diciamo, delle piccole cose, delle grandi cose che sono state scritte, sono essenzialmente due, e l'ha detto molto bene prima nel suo intervento il professore Valdelli, che ha parlato bene. Bene, sono due: quello stringatissimo di Firenze, che tutto sommato è una riedizione se non una copia di quelle che è lo statuto della provincia di Firenze, quello della città di Milano, che pur essendo forse un po' troppo corposo, un po' anche, diciamo, in qualche punto anche retorico, però appunto tutti quelli che sono, tutte quelle che sono le tematiche, dalla tematica della partecipazione alla tematica del territorio, alla tematica del verde, alla tematica della pianificazione dei trasporti, lo statuto della città di Milano, che pure è così lontano da noi per la sua conformità, come abbiamo ascoltato sia dal professore Forte che dal professore Persico prima, così differente da noi, perché laddove c'è una città di circa 2 milioni di abitanti, vero, Milano, c'è poi una provincia molto piccola. Noi invece siamo una città apparentemente grandissima, ma in realtà che conta poco meno di 1 milione di abitanti, con una provincia molto, molto forte, che davvero arriviamo a oltre 3 milioni di abitanti. Dunque non si può assolutamente tenere separato e tenere fuori dal nostro ragionamento questo dato, né si può tenere assolutamente fuori che in ogni caso è stata la città di Napoli che, attraverso, come dicevo all'inizio quando ho dato il saluto anche a nome del sindaco di Napoli che non è potuto qui intervenire, non possiamo tenere fuori questo dato, perché la città di Napoli, che nessuno a guardarla pensa che abbia meno di 1 milione di abitanti, perché la percezione naturale è che ne siano almeno 1,5 milioni, ma forse anche 2, perché la città di Napoli in questi anni, attraverso le congiunture per lo più negative, non tanto positive, che ha subito dalla deindustrializzazione ai guasti del dopo terremoto, per arrivare alla tragedia delle terre, che sono state occupate dall'immondizia, dalle spazzature, che sono diventate la pattumiera d'Italia, eccetera. Ebbene, questo processo di impossibilità ulteriore di costruire, di dare case, eccetera, ha praticamente fornito cittadini, ma anche fornito risorse, quindi non solo cittadini, ma anche risorse, a una cinta che è enorme, no? Che va da Pozzuoli, Vacoli e passa per Marano, Giuliano, Mugnano, chi più ne ha più ne metta, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, forse si ferma con Castellammare. In una forma di conurbazione urbana che, come giustamente ha detto
urbano, da questi due, diciamo, questi due, come li possiamo chiamare? Questi due creatori, no? Il Vesuvio, e ieri leggevo una cosa molto bella a proposito di Giordano Bruno che diceva del Vesuvio, no? Una cosa stupenda che diceva del Vesuvio, che il suo padre, che era il suo vero padre, il suo vero generatore, dall'altro appunto dai Campi Flegrei. Ebbene, è di questa città così complessa che dobbiamo discutere, delineando però alcune di quelle linee guida che abbiamo sentito in questi giorni. Allora, partecipazione dei cittadini e quindi forme di partecipazione. Non dobbiamo dimenticarci delle isole, perché delle isole noi ce ne dimentichiamo molto spesso e sappiamo anche quanto per esempio nell'ambito di quello che si è chiamato i trasporti, quindi uno dei fondamenti della città metropolitana, la pianificazione dei trasporti, le isole vengono assolutamente ignorate. Chi è di Napoli sa perfettamente chi è di Napoli, ma anche chi è della provincia di Napoli, chi è delle isole, sa perfettamente che in questi giorni c'è stato un processo per privati che hanno fatto cartello tra di loro rispetto ai prezzi, ai costi per recarsi nelle isole. Le isole sono una parte di noi e noi dobbiamo pensare a una pianificazione che interessi anche le isole, tenendo conto che una di queste isole è un'isola particolarmente a rischio, perché anche lei è soggetta a problemi di natura vulcanica e quindi tutto quello che ne consegue. Dobbiamo quindi tener conto di una zona rossa, che è tutta quasi, è tutta nella nostra provincia, di una zona rossa che forse non è stata tenuta in sufficiente considerazione nelle amministrazioni regionali precedenti, sia con quando Forte si riferiva, il professor Forte si riferiva, diciamo, agli ambiti. Ebbene, dobbiamo dirlo, aver costruito degli ospedali sotto nella zona rossa forse non è stata proprio una cosa intelligente, tuttavia è questo che oggi ci ritroviamo, una urbanizzazione al di sotto del Vesuvio, che è di questo che dovremmo tener conto. E allora non è ingenuo ciò che ha detto Frassini quando ha detto che dobbiamo tener conto delle condizioni orogenetiche, delle questioni climatiche, delle questioni della terra e dell'acqua. Forse se vogliamo veramente pensare a una città metropolitana che si estende così ampiamente e che ha così ampio, dobbiamo fare delle valutazioni che sono essenzialmente, come diceva il professor Persico, valutazioni di ordine politico. Che cos'è politica per noi? È politica l'acqua pubblica? Bene, è politica il non consumo di suolo, benissimo, è politica il prevenire o cercare di prevenire le esondazioni, le problematiche legate al territorio, legate a questo particolare territorio, le bonifiche e politiche. Tutto questo deve necessariamente entrare nello statuto. Se riusciamo a farcela entrare come principi, ma anche come funzioni, attraverso anche quello che diceva il professor Chiacchio, no? Diciamo anche queste opere di surrogazione in qualche modo, no? Di enti tra di loro, oltre che di accorpamento, oltre che di, diciamo, di pianificazione tra gli enti, avremo fatto un buon lavoro. Altrimenti, probabilmente, diciamo, saremo poco più di una provincia o forse poco meno di una provincia e riusciremo a fare molto poco. Da questo momento io direi che possiamo augurarci buon lavoro al Presidente, buon lavoro alla Commissione Statuto, perché credo che dobbiamo cominciare a scrivere, vero? Bene, grazie. Qualche precisazione ancora da parte del professor Barbelli e poi... Semplicemente per riprendere alcuni spunti di questo interessante dibattito.
tra le varie cose a cui si è fatto riferimento. Dunque, determinante secondo me effettivamente come si costruisce, come si concepisce il rapporto città metropolitana comune. Anche perché mentre per le funzioni in qualche modo lo statuto può alludere, intervenire, ma poi dipende da altri, invece le relazioni interne tra città metropolitana e comuni sono materia statutaria piena. Quindi lì davvero la partita si può giocare. E allora io penso che lo statuto e la definizione della città metropolitana possa essere davvero l'occasione per definire la geografia amministrativa di un territorio complesso. La mappa amministrativa può essere ridisegnata, è una grande occasione secondo me, giocando su tutti i livelli. Io vedrei come modello, è quello che stiamo definendo a Bologna, ma io ci credo molto. Noi abbiamo una realtà che è composta da il comune capoluogo, il circondario di Imola che ha una sua consistenza, una sua identità, e 8 unioni che coprono tutto il resto del territorio. Secondo me queste delimitazioni e queste unioni devono trascinare come delimitazione territoriale anche la definizione delle zone omogenee. In questo, qual è la ragione di fondo per cui la 56 coinvolge la regione nella identificazione delle zone, che è una cosa propria della città metropolitana? Secondo me il senso di quel coinvolgimento è una indicazione alla regione di attenersi a quelle delimitazioni anche per gli aspetti che da lei dipendono. Quindi io vedo una strutturazione per unioni che coprono tutto il territorio, delimitazioni corrispondenti delle circoscrizioni dipendenti da altri poteri a partire dai distretti. Dei distretti che siano sociosanitari diventando il bacino su cui le funzioni sociali dei comuni riescono a interagire pienamente con le funzioni sanitarie della regione. Questo secondo me può essere da questo punto di vista una grande occasione di ridisegno di un'area dando un'architettura e delle logiche e delle dinamiche efficaci e funzionali rispetto alle esigenze. Sulla partecipazione, altro tema richiamato per Gesù, qui sostanzialmente troviamo due prospettive. Una, la partecipazione è principalmente, prioritariamente, un fenomeno di prossimità. Quindi la partecipazione si incentra sui comuni e la città metropolitana ha un compito di valorizzazione della partecipazione che si tiene in basso. Quindi coordina, sostiene, promuove, ma lasciando che il ruolo primario è svolto dai comuni. Secondariamente ci sono i fenomeni di dimensioni metropolitane che possono ritenere la partecipazione e che possono utilizzare forme di partecipazione.
E qui secondo me quelle più interessanti sono quelle innovative, quando si, per esempio, le forme di laboratori urbanistici, le forme di istruttorie pubbliche, cioè, o che prendere anche le infrastrutture, grosse, come un'occasione di elaborazione, di sperimentazione, di coinvolgimenti vari. Ancora, sono stati citati vari altri aspetti, io avevo lasciato sullo sfondo, sul piano strutturale, dicevo, abbiamo due tendenze secondo me interessanti, sul piano territoriale, due tendenze interessanti. Una, quella a considerare il piano territoriale metropolitano, il piano unico, in cui confluiscono i contenuti dei vari piani di settore attualmente previsti, come distinti piani da parte delle leggi regionali. Quindi chi fa confluire il piano rifiuti, chi fa confluire il piano paesaggistico, eccetera, eccetera. Quindi un grande contenitore. Il secondo aspetto, che è fortemente richiesto anche dalle forze economiche, dalle organizzazioni economiche, che è un aspetto essenziale di semplificazione, è l'armonizzazione delle regole urbanistiche. E qui abbiamo diverse tendenze, come sapete anche a livello nazionale si sta discutendo questo aspetto, ma per quanto riguarda le logiche che troviamo negli statuti possiamo pensare o un ruolo della città metropolitana come coordinamento dei regolamenti edilizi che rimangono comunali, e quindi è ad esempio il modello di Genova, regolamento unico per l'intera area metropolitana o per zone omogenee come per finalità perseguite dalla città metropolitana, quindi con un ruolo direi più di moral suasion e di incitamento rispetto ai comuni che rimangono competenti. E l'altro è quello invece di tendere ad una vera elevazione del regolamento urbanistico, del regolamento edilizio, al livello metropolitano per avere un'infinità di tutti quanti e una giuridica. Grazie, professor Lanzani, anche perché io penso che noi da due pericoli dobbiamo, da un pericolo dobbiamo guardarci. Noi abbiamo una necessità che è innanzitutto quella di razionalizzare la struttura amministrativa e la geografia amministrativa. Il problema che si può verificare è una pletorica affastellamento di attività amministrative che sono tra l'altro fra di loro distribuite in modo irrazionale. Questo già c'è, potrebbe complicarsi ulteriormente questa criticità. Quindi, secondo me, la prima cosa, il primo obiettivo concreto, serio e reale che noi abbiamo davanti è quello proprio di organizzare una geografia amministrativa razionale, perché poi tutti i buoni propositi, tutte le belle speranze, ovviamente camminano sulle gambe degli uomini, nel nostro caso su una regolamentazione, una organizzazione della norma e dell'attività amministrativa funzionale, altrimenti si fanno grandi proclami, grandi aspettative, ma poi di fatto non si riesce. E l'altra cosa che mi sembra veramente importante, quindi ringrazio proprio per gli spunti che ci ha dato, è la distribuzione delle funzioni ai diversi livelli tra quello appunto di prossimità massima, quello invece intermedio che deve essere nell'unione dei comuni delle zone omogenee, è quello che probabilmente
deve essere di esclusiva e per certi versi vincolante competenza anche della città metropolitana, altrimenti la città metropolitana resta qualcosa di assolutamente acefalo e non prende forma e non dà forma al governo di un territorio. C'era il professor Pressi che voleva fare soltanto una notazione finale e poi ce ne andiamo. Un attimo, dopo il professor Persico vorrei che il dottor Vicchio, capo di gabinetto della città metropolitana, venisse a salutarci e a dire il suo pensiero. Quindi, allora, prima il professor Persico e poi sentiamo. E poi. Volevo sottolineare alcune cose a cui non abbiamo sempre fatto riferimento, che il tema della città metropolitana implica anche una considerazione al tema dei flussi che aumentano rispetto al tema delle residenze, che di solito è un argomento poco guardato rispetto per esempio a standard, quindi è un tema che modifica anche un modo di pensare, per esempio social housing, che si pensa alle case popolari, invece è un'altra cosa rispetto al social housing. Quindi vuol dire, se uno cambia un po' gli atteggiamenti rispetto a che cosa è la città metropolitana, dove i flussi sono più importanti delle residenze, questo riguarda anche gli uccelli, diciamo, non riguarda soltanto le persone, è molto importante, diciamo, adeguare anche alcuni principi a cui si è fatto riferimento in termini di partecipazione al tema dei flussi, e quindi la partecipazione diventa più complicata in termini di famose people, dove people significa più cose che non residenti. Grazie. Grazie dottoressa Dobbiamo, buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente della Commissione Statuto che sta portando avanti un lavoro intenso, egregio, aperto, trasparente, con una partecipazione massima. Ringrazio anche i consiglieri, stasera ho apprezzato moltissimo l'intervento del consigliere Elena Coccia, consigliere metropolitano, che con passione sta vivendo questa esperienza all'interno di un momento costituente che è appunto la redazione dello statuto. Però volevo in sintesi e in chiusura, oltre a ringraziare per il contributo di tutti, anche ricordare che siamo reduci da due giornate con il sindaco governative, in particolare lì con il sottosegretario alla presidenza del Rio, che ha raccomandato prioritariamente di chiudere con fretta e con emergenza il tema dello statuto, e quindi l'invito lo rivolgo testé al Presidente della Commissione Statuto. Abbiamo una scadenza importante, abbiamo, come tutti voi sapete, un vaglio della conferenza dei sindaci, che è un momento importante di massima partecipazione che deve far vivere come primo elemento di partecipazione della città metropolitana il passaggio dell'approvazione dello statuto. I tempi sono serrati, abbiamo detto fino a giugno, tutti quanti noi lo sappiamo, quindi diciamo l'invito, giro l'invito del sottosegretario Del Rio a accelerare al massimo il tema della redazione dell'approvazione dello statuto. E poi diciamo faccio una riflessione, ieri sono reduce dall'incontro al Comune di Milano. Noi, con il solito nostro pregiudizio napoletano, pensiamo di essere sempre gli ultimi e i più disastrati, e invece devo dire che ho trovato diciamo, un ritardo generale di tutte le città metropolitane nell'affrontare i temi in concreto. Questo non è che ci conforta, però dà il senso della difficoltà che hanno le istituzioni in questa fase di trapasso, e quindi diciamo che forse non è stato negativo il fatto di aspettare qualche minuto in più per procedere alla redazione e all'approvazione dell'atto fondamentale della città metropolitana. Quindi ribadisco nel chiudere l'intervento la necessità di procedere non possibilmente non nella versione.
nella versione Segnanci della Commissione Statuto di Firenze, quindi nell'approvazione che ha fatto Firenze, ma avendo l'opportunità di qualche minuto in più di produrre qualcosa sicuramente di più innovativo, come ha detto lo stesso sindaco, Napoli riuscirà in questo obiettivo, però diciamo, il fattore tempo non è un fattore sostanzialmente irrilevante e neutro di questa partita. Grazie. Ci sono altri interventi? Va bene. Allora vi ringraziamo della partecipazione. Buonasera. Ringraziamo tutti, tutte, ancora la vice segretaria generale della provincia, Giuseppe Stanco, la consigliera Coccia e il presidente Piccino.